mancano tanto. Sono meravigliosi. Sono unici. Portano felicità. Vivacità. Dolcezza. Ho voglia subito. Tutto questo è... I fiori di Tiberio. Bevilacqualane ad Arzignano in via dell'Industria 41. Da anni nel settore della vendita di accessori per l'abbigliamento, nei nostri negozi trovi lana, cotone, tessuti, telaietti e mulinetti, cartamodelli per borse in feltro, in tessuto, in pelle ed ecopelle, filati per ricamo e accessori, catene, anelli, manici per borse e molto altro ancora. Ti aspettiamo. Siamo in via dell'Industria 41 ad Arzignano, Vicenza. Bevi l'acqua, Lane. Ciao, ciao amici e ben ritrovati. Iniziamo l'appuntamento di oggi presentandovi un bellissimo omaggio floreale. La mia amica Dolly ha già ricevuto un bel mazzo di fiori. Questo invece è proprio per voi. È fatto con la carta crespa. È un bellissimo mazzetto di roselline fatte con la carta crespa. Segnate il materiale che serve per fare le roselline di carta crespa. La cucitrice, le puntine del nastro carta verde, un laccetto, un centrino di carta, la forbice, della carta crespa rossa o rosa, il colore che preferite voi, della carta crespa verde, per fare lo stelo delle nostre roselline. E poi una boccetta di profumo. Iniziamo con la carta crespa verde. Prendiamo la forbice e ritagliamo delle striscioline che serviranno per fare da stelo alle nostre roselline. Così. Ancora. Ecco pronti gli steli per le nostre roselline. Adesso prepariamo le roselline e ritagliamo la carta rossa o rosa, quella che avete scelto. Facciamo dei rettangolini. Così.
Ancora. Ecco qua. Adesso la carta è tutta pronta e possiamo iniziare a lavorare. Prendiamo la carta rossa. La prendo in posizione orizzontale e piego a metà, così. Inizio a fare dei rotolini. Guardate me. Rotolo, rotolo, rotolo. Rotolo, rotolo, rotolo. Ecco qui il primo bocciolo. Prendo lo stelo con la carta crespa che avevo preparato, verde, e chiudo il mio bocciolo. Pronti con la cucitrice e do un punto. Qui. La prima rosellina è pronta. Continuiamo. Carta, posizione orizzontale, piego a metà e inizio a fare i rotolini. Guardate. Ecco qui un altro bocciolo. Lo chiudo con la carta crespa verde. Do giusto un punto con la mia cucitrice qui ed ecco la seconda rosellina. Se volete definire meglio il lavoro potete utilizzare il nastro carta verde. Ne prendo un pezzettino e cerco di nascondere la puntina mettendo il nastro verde proprio lì sopra. Così. Vedete? La puntina non si vede proprio più. E questo è un lavoro di precisione. Lo facciamo anche nell'altro fiorellino. Prendo un pezzo di carta, copro la mia puntina e stringo. Vedete? Ho coperto la puntina. Potete farne tantissime roselline. Guardate quante ne ho preparato io. Prendo il centrino di carta e faccio un piccolo taglio al centro, così. Adesso apro il centrino, lo piego e faccio un altro taglio. Proprio come faccio io. Apro il centrino e qui andrò ad infilare il mio mazzetto di roselline. Guardate che bello. Ecco qui un bellissimo bouquet di rose. Utilizzo il nastrino per chiudere il mazzolino. Lo chiudo bene. Guardate che bello. Ecco qui. Questo l'ho proprio fatto per voi. Amici, guardate questo bel mazzo di roselline. Non ci resta che spruzzarci un po' di profumo. È proprio primavera. Ciao amici. 1, 2, 3,
Dolly Splash. Bevi l'acqua Lane ad Arzignano in via dell'Industria 41. Da anni nel settore della vendita di accessori per l'abbigliamento, nei nostri negozi trovi lana, cotone, tessuti, telaietti e mulinetti, cartamodelli per borse in feltro, in tessuto, in pelle ed ecopelle, filati per ricamo e accessori, catene, anelli, manici per borse e molto altro ancora. Ti aspettiamo. Siamo in via dell'Industria 41 ad Arzignano, Vicenza. Bevi l'acqua Lane. E ben ritrovati nel mondo di Dolly. Ciao da Eva e da Dolly. Oggi prepareremo insieme un mostruoso nascondiglio per i vostri segreti, proprio come questo. E sfido chiunque a toccare i vostri segreti. Preparate insieme con me il materiale che serve per questo nascondiglio. Un contenitore di carta per le uova, tre pezzetti di cartoncino, la colla super aderente tipo mastice, due palline di polistirolo proprio come quelle da ping pong, il nastro di carta, la forbice, colori a tempera misti, dei pezzi di carta da giornale, il pennello, dei pezzi di carta assorbente. Se non avete la carta assorbente va bene anche la carta igienica. Un po' di acqua, una pastella fatta con la colla vinilica e l'acqua, un cartoncino e poi un pezzo di gomma piuma di spessore alto circa un centimetro. Iniziamo. Siete pronti? Prendiamo la confezione di carta delle uova. Partiamo dal centro. Taglio 4 spigoli, proprio per creare la gola del nostro mostro. 2, 3, una 4. Adesso spingo gli spigoli all'interno, proprio così. Ecco la gola del mostro. Adesso prendo due dei pezzettini di carta che vi avevo detto di preparare. Preparo la bocca e la tengo aperta all'incirca 10 cm e con il cartoncino preparo le guance del mostro. Chiudo col nastro. Così. Ci metto un bel po' di nastro, se no non riesce ad attaccare bene il lavoro.
così. Una guancia è pronta. Adesso faccio un'altra con l'altro pezzetto di cartoncino. Uno. E due. Cerco di tenerla abbastanza aperta. Rivesto bene con la carta. E ritaglio un po' la parte in eccesso. Così. Attenzione! Abbiamo già la base per attaccare la nostra lingua. Prendiamo l'altro pezzo di cartoncino e prepariamo una bella lingua per il mostro. Ecco qui, con lo scotch carta, attacco la lingua. Arrivati a questo punto, che abbiamo preparato la bocca aperta del mostro, dobbiamo dare un po' di robustezza al nostro scheletro, quindi prendiamo tanto scotch carta e lo rivestiamo bene. Vedete come faccio io? Bene, arrivati a questo punto, devo preparare delle belle labbra per il mio mostro. Prendo un pezzo del foglio che mi avevo di preparare. Lo arrotolo. Lo fisso con un po' di scotch carta. E adesso do proprio la forma delle labbra al mio mostro. Arrotolo un pochino. Così. Continuo a fissare lo scotch carta nella bocca.
così, e anche dall'altra parte. Attacco bene. Ed ecco qua delle belle labbra per il mio mostro. Arrivati qui, devo fissare lo scheletro del mio mostro sul cartoncino che vi avevo detto di preparare. La teniamo proprio come base per il nostro mostro. Lo fisso sempre con lo scotch carta. Ecco qui. Per velocizzare i tempi, io ho già preparato il mio scheletro e ho preparato già la coda e le corna. Eccole qua. Con lo stesso metodo con cui ho fatto la bocca del mostro. Ho preso della carta da giornale e l'ho rivestita con lo scotch carta. Attacchiamo l'ultimo cornetto. Ecco qui. È bello Dolly, vero? Prendiamo la pastella fatta con la colla vinilica e l'acqua e mettiamo dentro la carta assorbente, la bagniamo e poi cominciamo a rivestire il nostro mostro con la carta assorbente. Abbiamo detto che se non avete la carta assorbente va bene anche la carta igienica. Iniziamo a creare la pelle del nostro mostro. Mettiamo tanta colla e acqua e diamo proprio una bella forma alla bocca. Continuiamo con il nostro lavoro e mettiamo un po' di carta assorbente anche nella base del nostro mostro. Rivestiamo bene la base del nostro mostro. Così. Adesso ho quasi finito di rivestire il mio mostro con la pelle. Ricordatevi, dovete lasciare asciugare per una notte tutto il lavoro prima di passare a colorarlo con la tempera, va bene? Iniziamo a colorarlo con la tempera. Inizio a colorarlo. Parto dalla bocca. D'acqua. Yeah.
la mia bella lingua. E continuo anche sopra la bocca. Ci attacchiamo gli occhi. Uno. Fissare bene. E due. Non è ancora finito. Devo preparare i dentini del mostro. Prendo la gomma a piuma dello spessore di un centimetro e preparo i dentini con la forbice. Faccio dei triangolini. E 4. Prendo i dentini e li incollo qui. Avete visto che semplice che è creare dei semplici mostri e renderli dei nascondigli mostruosi per le vostre cose? Sfido chiunque ad andare vicino a questo mostro. Guardate quanti mostri ho fatto io. Ci ho aggiunto dei guanti, ho fatto delle zampe. Per fare le orecchie ho messo dei vasetti di yogurt. Ci ho messo una farfallina. E tanta fantasia. Più fantasia avete, meglio viene. Questo invece l'ho fatto con le ali e ho creato un bel draghetto. Anche qui possiamo nasconderci dentro tutto quello che volete. Potete utilizzare anche bottoni, cianfrusaglie, nastrini, tutto quello che vi passa per la mente. E abbellirete così il vostro mostro. Ciao ragazzi e ci vediamo domenica prossima con Eva Dolly nel mondo di Dolly. Ciao! Bevi l'acqua Lane ad Arzignano in via dell'Industria 41. Da anni nel settore della vendita di accessori per l'abbigliamento nei nostri negozi trovi lana, cotone, tessuti, telaietti e mulinetti, cartamodelli per borse in feltro, in tessuto, in pelle ed ecopelle, filati per ricamo e accessori, catene, anelli, manici per borse e molto altro ancora. Ti aspettiamo, siamo in via dell'Industria 41 ad Arzignano, Vicenza. Bevi l'acqua Lane. Mancano tanto! Sono meravigliosi! Sono unici! Portano felicità! Vivacità! Dolcezza! Ho voglia subito! Tutto questo è... I fiori di Tiberio!